oppure? Ciao Francesco, ciao questo Tex. Niente, qua purtroppo Vicenza oggi la è una giornata triste per tutta una serie di motivi che probabilmente già dai giornali la gente avrà capito, che da Molins sta ceduto agli americani. L'accordo c'è stato firmato oggi dal nostro premier Prodi, e sicché ecco, l'invito è solo quello che stasera se si trova tutti al presidio del Molins per verificare la situazione ed prendere qualche iniziativa, ovviamente che non sarà mia quella di non spaccare tutto come che sarà dipinto in questi ultimi giorni qua da quello che è successo. Qualcuno sarà, qualcuno no, però ecco, qualche giorno fa, la settimana scorsa, c'è stato a fuoco a un scavatore, c'è stato da incendiare una baracca, e si presume che, vista la stampa molto amica del governo, delle situazioni in atto, probabilmente da per cani sciolti, che qualcuno del movimento possa avere così disturbato i lavori in corso, che mi senti anche forse tanto inerenti alla base, ma che però ecco, puzza un po' di bruciato come qualche altra iniziativa o qualche altro lavoro che si è stato fatto qualche mese fa. Ecco, l'invito è solo questo, di venire a Demoin stasera, cioè a Demoin al presidio, e lì si deciderà da farsi e come organizzarsi, perché credo che questo sia un atto infame da parte del governo, e non solo questo che si manca da quello che sta preceduto. La tensione spero che non si possa alzare di più di un certo livello di democrazia. In questo modo di comunicare sta roba qua, la dico, e vi aspetto in quanti più possibile per capire ecco, gli eventi prossimi che sarà tutto qua. Credo che comunque al di là di questo l'allargamento della base anche dalla settimana scorsa, dove c'è stata questa rigorosa analisi del progetto del Demoin con documenti comunali, di leggi e decreti eseguiti ecco, da un gruppo di tecnici del Demoin, credo che se va fuori di ogni norma legislativa e del contratto che si può aver fatto del sottobanco fra il governo italiano e quello americano. Non si tratta di averlo con gli americani, anche se sabato scorso sono stato aggredito dicendomi che sono figlio di puttana perché avevo una maglietta su. Probabilmente non avevo né voglia di preoccupare né di litigare, ho detto solo a questo tipo che, poverino, uno che non sa, forse non si rende neanche conto di quello che si è nato in questa fase qua. Sto baratto probabilmente si sta fatto perché oggi che si sta concesso, e visto che la borsa ha avuto anche un rialzo, la concessione di fare 12 aerei da trasporto qua in Italia per gli americani. Ecco, questa è una prova che probabilmente il baratto si sta fatto, ma io sa quali accordi che c'è sotto, sapendo benissimo che noi altri saremo attentoni a tutte queste cose qua. E finché è tutto da farsi da parte della gente che sei da mesi e che collabora più strettamente che me, mi sono un attimo un po' un portavoce insieme a qualche altro amico che frequenta la radio, eccetera, eccetera. Comunque, ecco, a parte tutto questo, cose che ben savi, vi aspettiamo in tanti al presidio stasera e speriamo ecco, che sia una forma di lotta pacifica. E che non è mia quella di bruciare né i cassonetti né di fare i ebiti, perché credo ecco, che la responsabilità da parte del presidio e da parte della gente che frequenta, al di là di andare in piazza a battere le pignate e fargli capire che sta roba qua va oltre ogni ragionamento possibile, bisogna prendere posizione, e stavolta sarà molto più chiara, molto più netta, molto più forte, tutto qua. Ti ringrazio dello spazio. Auguri e buona grazie. Fortuna. Grazie a te. Ciao, ciao Tex, ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao. Sì, salve a tutti, inizia la trasmissione Magistra con Elia Paganesimo come ogni giovedì su Radio Gamma 5 dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20 normalmente, questo è il suo orario. Allora, io ricordo una cosa che ha a che fare appunto con la radio, c'è il 5 per 1000, dichiarazione di redditi, destinazione del 5 per 1000, potete finanziare a costo zero Radio Gamma 5. Codice fiscale, sulla dichiarazione di redditi, tutti i moduli fiscali che ci sono, c'è la casellina, destinazione 5 per 1000, prima casella, firma e codice fiscale, che il numero corrisponde al 921736602 80. Allora,
quanto riguarda la trasmissione, io ricordo che questa sera a Montegrotto Terme, al pub Imbolc, in via Aureliana, alle ore 21, comincia il Mood dei Pagani e dei Vicca nel Vento, che è un incontro appunto ufficiale, ufficioso e amichevole appunto dei Pagani del Vento. Sabato 23 giugno, ore 18 grosso modo, in 18, 18.30, poi prima arrivate meglio, come dice Claudio, al Bosco Sacro, in via Cagamba, Settima Traversa, Jesolo, il rito del solstizio d'estate. Io vorrei riprendere un attimino la trasmissione di oggi. Quella di oggi, dalle ore 15 alle 16.30, è stata un po' particolare, in quanto abbiamo mandato una registrazione di una trasmissione del 15 dicembre 2006 di Mi Manderai 3, che parlava del caso marchese di un ragazzo di Agrigento violentato da un sacerdote, lui e altri sei bambini, e altri sei ragazzi. Il ragazzo aveva 12 anni all'epoca, in cui appunto si dimostrava la posizione della Chiesa. Una cattolica ha chiamato qui in radio e ha protestato dicendo che noi sbagliamo nell'identificare l'origine di questa perversità, di questa malvagità da parte degli uomini della Chiesa. Diceva appunto che noi non dobbiamo dire che Gesù è un mostro, che Gesù è un pedofilo, che Gesù è un criminale. E diceva che lo dice il Vangelo. Io ho chiesto se lei diceva il Vangelo, ma ha detto sì. E poi gli ho chiesto quale Vangelo leggi, e poi dice no, lo ascolto. E quando gli ho detto che esistono citazioni bibliche che documentano, che testimoniano questo, lei si è arrabbiata e ha sbattuto il telefono in faccia. Logicamente i cattolici, quando gli ricordi qual è la loro visione del mondo, da dove viene questa follia, ce ne danno fastidio. Noi le abbiamo già lette alcune volte e torniamo a ripeterle, e saremo costretti a ricordarlo, perché, come si dice, non c'è peggior sordo di quello che non vuole sentire. E i cattolici, quando gli ricordi che la predicazione del Cristo, la predicazione del Gesù, è una predicazione malvagia che prevede la crudeltà. E allora partiamo con una citazione biblica. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Luca 14,16. Penso che non ci sia tanto da capire, da interpretare. Certamente i teologi fanno i salti mortali su queste cose, diranno qualsiasi cos'altro pur di giustificare. Ma quando si dice a una persona che per essere seguaci di Gesù bisogna appunto odiare anche la propria esistenza, che persona potrebbe essere? E poi ci meravigliamo che molti sacerdoti siano pedofili. Ma quando appunto noi parliamo di comunità e parliamo appunto di legami, parliamo di identità, di individualità, sappiamo che siamo legati, ci piaccia o non ci piaccia, a una terra, a un ambiente, a una lingua, a una storia, a una cultura, che poi noi facciamo di tutto per cambiarlo, per adeguarlo, per trasformarla, è un'altra cosa. Ma sappiamo che noi abbiamo dei legami di sangue da cui non possiamo prescindere, non possiamo disconoscere nostro padre e nostra madre, anche se non siamo d'accordo, se anche caratterialmente non andiamo d'accordo con loro, però dobbiamo riconoscere che sono loro. E ma cosa dice il Vangelo? Ecco là fuori tuo padre, tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti. Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: e chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi, stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre ed ecco i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre. Allora noi sappiamo, perché siamo fatti di materia, che abbiamo dei sentimenti, che abbiamo dei legami, che abbiamo delle cose che possiamo toccare e vedere, con cui dobbiamo convivere. E di conseguenza, se abbiamo qualcuno di fronte a noi, lo valutiamo per persona, lo consideriamo come persona. Non lo reputiamo un peccatore, non lo reputiamo una persona indegna, ma lo reputiamo una persona che ha diritto, che ha sostanza, che possiamo ascoltare. Non diciamo questo è un uomo, questa è una persona solo perché crede in Dio o perché è sottomesso a Dio. Diciamo una persona perché vive, è presente e interagisce con me. E di conseguenza non cercheremo il contrasto, la guerra, cercheremo di comprenderla. Ma Gesù dice, sempre nei Vangeli, pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione, padre contro figlio e figlio contro madre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera.
Come vedete abbiamo un bel esempio di famiglia cristiana, nel senso che proprio c'è un amore in questa famiglia così descritta, che è molto simpatica, molto bella. Logicamente noi cerchiamo sempre nelle persone di vivere nella tranquillità, nei buoni rapporti. Poi non sempre si riesce a fare questo o questo è possibile, però non è che uno cerchi la sofferenza. Uno sa che cercherà sempre di trovare un accordo con le persone, eppure lui dice: io porto la divisione. E questo è un altro comportamento. Noi sappiamo che esistono delle regole sociali, esistono dei sentimenti, delle cose che sono importanti. Qualcuno li chiama valori, qualcuno li chiama cultura, qualcuno li chiama in molte altre cose. Però sapete che le società si basano sul fatto che le persone che compongono questa società, questa cultura, siano capaci di comprendere delle regole, di comuni. E abbiamo sempre Matteo che ci dice: uno dei suoi discepoli disse: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli rispose: seguimi e lascia i morti seppellire i loro morti. Cioè, nel senso che è anche un comportamento normale. Voi sapete quanto è importante nella nostra cultura il rispetto per il cadavere. E questa è una cosa appunto fondamentale e basilare. Eppure, di fronte a una cosa del genere, di fronte al fatto che uno dica: Gesù, lasciami andare, cioè Antigone viola le leggi, Antigone suo fratello è morto, il cadavere è esposto alle intemperie, è lì che si putrefà davanti alle mura della città, la legge gli vieta di seppellire il proprio fratello, lei viola quelle leggi perché il legame, il sentimento che lega al proprio fratello la obbliga, la sente la necessità, il dovere di violare le leggi per seppellire il suo fratello. Ed Antigone appunto è un esempio per la nostra cultura, per il nostro modello di civiltà. È una capacità di dire, di fronte a quello che io sento, di fronte al mio cuore, di fronte alla mia percezione, di fronte a quello che sento come legame, quello che ho affetto, io devo fare tutto e mi sentirò legato a questo. Allora Antigone viola le leggi. Qui abbiamo un Gesù che impedisce a una persona addirittura di andare a seppellire suo padre. E questo è purtroppo una condizione che il monoteismo porta avanti sempre. Logicamente i teologi, i cristiani a queste cose danno fastidio, fingono di non conoscere, di non saperle. E cosa fanno? Ti raccontano qualsiasi cosa pur di sottometterti, pur di portare tutte le persone alla sottomissione. Prendiamo dall'epistola di Paolo, l'epistola ai Romani: ma se per la mia menzogna la verità di Dio è abbondante, abbonda a sua gloria, perché sono io ancora giudicato come peccatore? Allora dice chiaramente: ma se io, grazie alla menzogna, all'inganno, riesco a sottomettere le persone, perché devo essere ancora considerato un peccatore? Perché appunto logicamente per loro la cosa fondamentale è sempre la sottomissione, non è la capacità di essere vicini alle persone, di poterle aiutare. E poi qualcuno dice che noi esageriamo quando diciamo che i comportamenti così violenti non sono praticati, non vengono messi in atto. Ma questo qua non è perché il Gesù sia buono o perché rappresenti qualcosa, perché Matteo 19,11 dice: non tutti sono capaci di praticare questa parola. Vi sono degli eunuchi i quali si sono fatti eunuchi a cagione del regno dei cieli. Ma già lui chiaramente dice: la mia è una predicazione di quelle terrificanti, logicamente non tutti sarete capaci, però porterete nel cuore, nel marchio, e farete di tutto per sottomettere le persone. Sì, pronto? Ciao Francesco. Sì, ciao. Attento bene, a questo punto chi che non ha capito parole, cioè parole semplici così, vuol dire che è proprio stropaico qua, c'era insomma. Beh, volutamente. Volutamente, sì. Perché a questo punto qua, se vogliamo vedere, nega, rinnega tuo papà, tua mamma, tua sorella, tuo fratello, tu quanti, assa fuori da porta, assa sopra la terra, non sta a seppellire tuo papà. Sgosa il tino di chi che non mi segue, ma siamo di da fuori con la testa. Chi che non ha capito questo vuol dire che proprio non. E se questo è il paeto, se che tu capito? Sì, il passaggio fondamentale. Il punto fermo, il centro focale, che altri
cioè qui chi intorno può anche essere sacrificati, cioè può essere anche diciamo sì, sì, beh, possono essere annientati, tanto non contano niente, perché sono dei peccatori, perché non comprendono la parola di Gesù. Sì, ma vanno bruciati quando si può. Sì, esatto, sì. No, è così, cioè, basta non toccare il dogma, Sì. Questo è, quando che ti, se pensi a questo, quando che ti siamo convinti di questo, insomma, si è posto, insomma, non c'è altro. E io riporto avanti questo pensiero, questo dettame, capito? Sì. Basta, tutto qua. Bene, grazie Ivano. Ciao. Ma esiste appunto una cultura diversa con cui si può approcciare alle cose, a cui si può essere vicini e cui si possono comprendere. Noi siamo abituati, sempre i monoteisti, allo scontro, al fatto di negare agli altri il diritto di esistere. È venuto il momento di risalire ai 20 secoli, secoli e mezzo, in cui siamo sprofondati fino ad oggi, e chiederci se esiste ancora un legame storico identitario con i primi romani, o se Romolo equivale per noi a un re primitivo di una qualsiasi altra parte del mondo. Io credo che un legame con il mondo pagano delle origini, al tempo di Omero e di Romolo, sussista ancora, sia vivo e consista nella scoperta che gli antichi fecero in Grecia, in Etruria e in Roma, in un modo peculiare di vivere organizzati, di un dispositivo sacrale, giuridico, politico, statale, per il quale vari corpi della comunità, il re, l'aristocrazia e il popolo, riescono a convivere mitigando il potere centrale entro un'organizzazione unica che possiamo chiamare, con gli antichi, Costituzione mista. Si tratta di un'arte difficilissima di essere concordi al di sopra delle discordie, di dividersi senza considerarsi nemici. Abbiamo chiamato questo savoir-faire sindrome occidentale. Ne vediamo la più lontana radice nella Civitas Regnum della Roma alto-arcaica, intesa come res publica, che il principio era monarchia. Il concetto di sindrome occidentale è l'esistenza di una semplificazione tramite la quale possiamo rozzamente ma efficacemente comparare per differenza il carattere preeminente della storia occidentale con l'opposto ma sindrome orientale, fondata su città e regni a carattere intrinsecamente e perpetuamente dispotico. Anche l'Occidente ha conosciuto tirandi, dominati, assolutismi, dittature, che hanno snaturato il dispositivo occidentale con meccanismi di genere orientale. Ma, fatto un bilancio di secoli, queste soluzioni orientali non hanno prevalso, tanto da consentire, alla fine di un lungo e contrastato cammino, il risorgere e lo svilupparsi della democrazia. La città-stato antica si è basata su un culto civico posto su un'altura e su un centro politico intorno a una piazza posta in basso, agora, forum, finché sono durate forme monarchiche, costituzionali o magistrature a tempo limitato. Da quelle derivate, dimore, regge, sono rimasti in Grecia e in Italia, tra l'età alto-arcaica e quella arcaica, costruzioni dignitose ma modeste, non oltre i 620 metri quadrati, mentre le città orientali si sono incentrate e si incentrano ancora su palazzi o quartieri proibiti, grandi oltre un ettaro e anche molto di più, come a Pechino, che contrastano con Downing Street. Dopo l'alto medioevo, a partire dal X-XI secolo d.C., le città-stato sono risorte, soprattutto in Italia, dove tali sono rimaste fino all'età moderna, mentre in Europa si sono formati grandi regni. Le Magna Carta in Italia, settentrionale in Inghilterra, e gli Stati Generali in Francia si datano tra il 1177 e il 1303. La nostra identità pre-cristiana riguarda pertanto non soltanto gli ius dei Romani, come generalmente si ritiene, ma quel più ampio dispositivo politico, costituzionale, statale che abbiamo definito sindrome occidentale. Queste sono le parole di uno storico,
di un archeologo dell'Università La Sapienza di Roma, è Andrea Carandini, e sono tratte da un libro che proprio uscirà in questi giorni, che si chiama Roma, il primo giorno, la terza, pagina 148, euro 12. E allora, cosa arriva a Carandini, che studia l'archeologia, che ha dimostrato la validità, la storicità, la consistenza, l'essenza del racconto mitologico romano come prova archeologica? Pensate appunto anche scoperte molto molto recenti, pensate a che punto lui ha dimostrato la storicità del racconto di Romolo, della fondazione di Roma, che è una città importante, che ha sviluppato non solo archeologia ma anche cultura. E difatti, come titola l'articolo, dalla civiltà pagana ci è venuta quella capacità di essere concordi al di sopra delle discordie che caratterizza la nostra esistenza associata. E anche lui, se deve dare un esempio di civiltà, di comunità, di legame, di capacità di discutere in maniera anche animata, in maniera anche forte, di quello che siamo, di quello che potremmo essere, lui dice: dobbiamo risalire alla condizione pre-cristiana. Cioè, 2000 anni di cultura cristiana monoteistica non hanno contribuito in nessuna forma alla capacità di una civiltà, di una comunità, di un popolo di governarsi. Cioè, lui stesso dice: io vivo adesso, e se dobbiamo prendere la nostra cultura, la nostra possibilità, quello che siamo, non siamo perché è arrivato un profeta, ma perché noi abbiamo ancora nel nostro patrimonio, nella nostra cultura, nel nostro retaggio, questa capacità che ci viene da una civiltà pagana. E questo appunto è un autore non da poco, perché appunto è un archeologo importante, uno storico importante, Andrea Carandini. Su alcune cose non sono d'accordo, però io vi invito a leggere i suoi libri, e alla base di tutto dice: i miti romani, e che per me il fatto che siano storici non ha molta importanza, perché dai miti romani e dai miti greci viene sempre una possibilità di comprendere l'esistenza al di là che siano storici o non storici. Però dice: quei miti portano un valore che ha creato una civiltà, e se noi questa civiltà l'abbiamo ancora adesso è perché non lo spirito cristiano è arrivato, ma perché questa civiltà pagana esiste. Ma allora lui diceva: la capacità di essere concordi. Ma è ancora possibile essere concordi quando si lasciano impudemente e tranquillamente agire i folli monoteisti? E allora, prendo sempre dallo stesso quotidiano, questo era tratto dalla pagina 43 della Stampa di oggi, prendo dalla pagina 20: proteste dei cattolici, monsignori si incatenano contro il Gay Pride a Roma. Allora, cosa succede? Che qualcuno decide di organizzare una manifestazione che vuole portare pubblicamente la propria situazione. Si può essere concordi o non concordi, però sinceramente tutte le persone, a mio avviso, hanno il diritto di manifestare qualsiasi cosa, quello che sono. L'importante è che questo rientri all'interno della comunità e che rientri, diciamo, nella società. Allora, c'è questa iniziativa del Gay Pride a Roma, e cosa leggiamo dalla Stampa di oggi? E ora il governo Prodi deve affrontare l'ennesima tempesta, il Gay Pride. Sulla manifestazione c'è il patrocinio anche di Palazzo Chigi per volere del ministro delle pari opportunità, ma all'interno della maggioranza si litiga tra chi andrà e chi no, mentre centinaia di cattolici scenderanno in piazza. Sono monsignori, esponenti di movimenti politici. Una ventina di loro si incateneranno per ore in modo da intralciare quello che considero una profanazione, il corteo diretto a Piazza San Giovanni. Cioè, allora, questi che fanno questa manifestazione rispettano le regole. Cosa fanno? Chiedono alla questura, al comune, lo spazio dell'occupazione di spazi pubblici, autorizzazioni per motivi di ordine pubblico? Bene, sfilano, non fanno danni, non bruciano niente, non distruggono la città, non bruciano le persone a rogo. Bene, questi chiedono soltanto di sfilare
e le manifestazioni sono sempre per me importanti, al di là che si condivida o non si condivida la finalità, l'intenzione, però se una manifestazione è pacifica è sempre una dimostrazione di partecipazione politica, cioè perché sai che ci sono persone reali, non sono l'auditel che fa le statistiche, ma sono le persone che scendono in piazza, che scendono in strada, che fanno la storia per me. Intendo la storia delle persone, le storie delle comunità. Bene, se qualcuno vuole fare il gay pride a Roma e non porta danno, perché fa una profanazione? E perché ci deve essere qualcuno che gli impedisce di manifestare? Perché qualcuno, quando dicono che loro reputano una cosa, i cristiani una cosa per loro consacrata, gli altri fanno profanazione? Ma chi è che ha più diritto? Per me hanno sempre diritto le persone che hanno la capacità di portare la loro identità, la loro cultura, il loro modo di essere in piazza. Eppure assisteremo a questo. Certo che, sai, uno pensa, a questo momento scendono le catene e si catenano loro. E questo può anche essere bene perché per un po' stanno fermi, non sono in giro. Ma nel momento in cui i politici non daranno l'autorizzazione al gay pride di sfilare, cosa si sentiranno in diritto di fare i cattolici? Qualche rogo? La prossima volta non scenderanno con le catene, ma scenderanno con i roghi direttamente? Questa è la cosa che può succedere, anche perché ogni volta che si dice qualcosa, si fa cultura, succede immediatamente e continuamente che i cattolici si sentono offesi. Prendiamo un caso qui vicino, non molto distante, che esiste appunto un fenomeno culturalmente valevole e degno di nota, che è la Biennale di Venezia. Bene, c'è appunto uno spettacolo che verrà appunto presentato, che si chiama Messiah Game, in cui c'è un ballo. Bene, interviene un certo Luca Volontè, che forse molti si ricordano, e dice: la passione di Cristo ridotta a pornografia, questo non può essere definito spettacolo. Bene, cioè lui che è un politico, è lui che non ha scritto opere teatrali, interviene e cosa dice? Non si offende il sentimento religioso di centinaia di milioni di credenti, non si gioca con il sacro per santificare il profano, non si oltraggiano con la scusa della danza i simboli di un credo diffuso su tutta la terra. Allora, se su tutta la terra fosse diffusa la convinzione che è giusto bruciare le persone sul rogo, io non mi sentirei di condividerla. Io non andrei certo ad apprezzarla, non sarei certo disposto ad accettarla. Allora dobbiamo sempre fare un discorso perché ci sono i creduloni, noi non possiamo dire che quelli in cui credono e che fanno sono delle sciocchezze. Se ci sono i creduloni che credono che la terra sia piatta, non possiamo mettere in discussione il loro principio religioso, perché per me pagano che la terra sia piatta, rotonda, quadrata, cubica, non è un problema di fede, è un problema di conoscenza. Se io ho i mezzi per comprendere una cosa e mi permette di capire la mia realtà, dov'è il problema? Io come pagano non ho bisogno di credere che la terra sia piatta, io non ho bisogno di credere che la terra sia al centro dell'universo. Ma perché devo credere questo? Cioè, io come pagano so che sono all'interno di un mondo, di un universo, in cui ci sono miliardi di cose, di persone, di divinità, di forze. Non mi sento al centro di niente. Sono importante perché riesco a interagire con gli altri, ma non mi sento il centro del mondo. E non ho bisogno di sentirmi al centro del mondo. E non ho bisogno di dire agli altri, guai a te se metti in dubbio questo. E invece il cattolico ha bisogno di questo, perciò tu gli dici no, non è giusto bruciare le persone, no, non puoi dirlo perché violi il suo diritto alla libertà religiosa. Sì, pronto? Niente, l'ascoltatore ci ha ripensato. E questo qua appunto è grave. Allora, pensate che è sempre appunto questo spettacolo di danza, che poi la danza è sempre importante. Poi pensate quanti problemi ha avuto la danza nel mondo antico, era un'arte, una bellezza incredibile, qualsiasi cosa. Eppure di fronte alla capacità di danzare, pensate quante guerre hanno fatto i cristiani contro le danze perché le reputavano pericolose. Per chi ha una certa età, mi diceva una signora non vecchissima, che addirittura c'erano i parrochi che battevano
i paesi per impedire il ballo perché lo consideravano pericoloso, tentatrice. Ma perché si deve impedire a qualcuno di praticare la danza? E allora uno va a vedere questo spettacolo di danza e invece i cattolici, uno show blasfemo e anticristiano. Beh, va bene, il problema dove sta? Dove sta il problema? Cioè, noi non possiamo dire che Gesù non ci piace, ci vietano questo. E allora, volontè, dà anche un'affermazione che è abbastanza significativa. Quale putiferio mediatico o politico sarebbe avvenuto se nel mirino fosse finito Maometto? Allora, cosa significa il ragionamento da politico cattolico? Dice, ma allora, se ci sono, poniamo il caso che esista qualcuno più integralista di me, che brucia o che uccide migliaia di persone, perché io non ne posso uccidere qualcuno in meno? E questa è la logica di questo ragionamento. Ma noi abbiamo un concetto che tutto il monoteismo ebraico, giudaico, cristiano, islamico è sempre pericoloso. La cosa peggiore per Maometto è che è un personaggio storico che è esistito e che di cose ne ha commesse, perché tra uno dei suoi vanti è il discorso di aver distrutto 999 idoli, senza poi parlare sul come ha islamizzato l'Arabia Saudita, la penisola arabica. Bene, e allora noi dovremmo avere rispetto per i monoteisti. Certo che non ci troviamo in casa un problema ben grosso. In Italia gli islamici non sono problematici. Sono problematici i politici come Luca Volontè, sono problematici i politici che hanno fatto storia perché un documentario della BBC su i pedofili venisse trasmesso in Rai. Sei pronto? Niente, l'ascoltatore ci ha ripensato. E questa è una cosa appunto importante. Allora, sempre sul tema appunto del Messia Game. Sei pronto? Niente. Do i numeri telefonici casomai se qualcuno vuole intervenire, 049 700 700 e 049 700 838. Allora, scrive il Corriere del Veneto, oggi sul tavolo dell'ultima cena, cattolici in rivolta. Messia Game, sul palco dell'arsenale, un Vangelo fetish sadomaso. E allora, tentazione e crocifissione rappresentate da artisti nudi che si lanciano in danze lussuriose in un crescendo di violenza e sottomissione. Sei pronto? Ciao. Ciao. Non ti voglio parlare, non ti voglio lasciare parlare, la Evelina, non ti voglio lasciare parlare quello lì. Beh, nessun problema, non ti preoccupare. Ma è giusto che queste maledette religioni non si capisce più niente? Sì, è giusto. Ah, perché, è giusto? Sì, sì, è giusto, perché almeno impareremo a scegliere. Scusa, sì. Sai, guerra santa, come si fa a dire una guerra che è santa? Beh, per i cristiani si può dire, per che me no. Che schifo che mi fanno. Vanno in chiesa e poi sono delle bestie, delle prime bestie che esiste nel mondo. Beh, in nome di Dio si può fare tutto. Sì, col cavolo si può far tutto, ma neanche distruggere persone che... non lo so, non riesco a capire questa religione maledetta, religione tutte quante, non ti offenda, perché guarda, non capisco più niente, perché non riesco a capire, non si può vivere senza religione, ma santo Cristo, non si può vivere e essere tranquillo stesso senza tanti tiritan e tiritan, perché mi godo di esperienze proprio veramente con persone che va in chiesa 24 ore su 24, mm-hmm, e non so più cosa, e persone più... cerco di tenere, lo so, queste parole. No, non sopporto più queste religioni, non so tanto, suo papà, perché sua mamma, cosa dico, di Sofia, voleva diventare una dei nostri, tappa copia. Sì. È giusto. Sai, quando un papa ha detto, se mio padre fosse eretico, raccoglierei legna per bruciarlo. Cioè, non un mostro, un criminale. Paolo IV, mi sembra, se non sbaglio. Cosa? Paolo IV ha detto, se mio padre fosse eretico, io raccoglierei legna per bruciarlo. Ascolta, cosa vuol dire eretico? Scusa, significa che... non rispettare l'ortodossia della Chiesa, cioè non condividere del tutto le idee della Chiesa. Io non ne condivido neanche una. Però pensa cosa che arriva, cioè, che un figlio dice, brucierei mio padre per questo. Il cane pastore che abbiamo...
A Roma il cane pastore? Beh dai, non offende gli animali, eh? Appunto. No, sì, senza togliere errori. Sì. Perché scusa, sai, non so come fa a parlare Iucca che brusa l'ira di Dio che ha fatto di tutto e di più e nasconde i pedofili che ne fa di tutti e di più. Come si fa a essere a cercare di digerire sempre tutte queste robe? A un certo punto il disgusto dovrebbe essere più forte. Come? Cioè, il disgusto a un certo punto deve emergere, dobbiamo fare qualcosa. E cosa facciamo? Soprattutto non ci sottomettiamo noi. Sì, quando ce l'hai in casa che cazzo le fai? Uccidi? Non dico questo, ma l'importante è essere coerenti e dimostrare la nostra coerenza. Coerenti cosa? Persone del genere, come si fa a essere coerenti? L'importante è impedire che stiano a moltiplicarsi. Sì. Soprattutto non mandare i bambini a catechismo, non farli battezzare, non portarli alla comunione, non mandarli a catechismo, cominciamo da queste cose. No. Io sono una vecchia ormai, che ho bisogno di calma. Sono d'accordo, però ad esempio se tu hai a che fare con dei nipotini, cerca ad esempio di indirizzarli verso altre prospettive, insomma. No, ma d'accordo questo, però mi vivo dentro su sta casa dove che esiste questa persona che va in chiesa e ho capito qual è il problema. Cosa è il tuo campo di battaglia. Ma come si fa ad andare in chiesa a far tanto din don dan e andare a comunione proprio venire a casa e scaraventare tutto? Uno prende la carica e ti sa che anche a noi vede quasi niente e in lungo 10 decimi. Sono incazzatissima di più. Lui può andare via, io lui può andare di qua, io può andare di là, vuoi che te parli perché sei l'ira di Dio, ti disgraziata perché non te puoi più muova, te devi subire sempre, insomma. E allora io dico solo una cosa, che per me Cristo lo ha inventato i schei. No, non solo per quello, magari fosse solo per i soldi. Magari fosse solo per i soldi. Allora dimmelo tu per cosa. Per sottomettere le persone, che è la cosa peggiore. Sottomettere, far soffrire le persone, schiavizzarle. Perché guarda che io ho avuto delle cose che proprio dentro su sta religione, che non mi capisco più. A noi i guai qua, guai là, e ora dopo cosa combini? Giusto, perché loro sono morti per la legge. Mi domando, cosa ho voluto venire a far predicare bene che dopo terrà sui mani? No, predicano bene e razzano benissimo, scusa. Sì? Dai, così no? Sì, dico. No. Sì, ma è la loro condizione. Cioè, proprio... Guarda, io sono stanca. Perché ci sono pedofili, per carità, preti, ne sei di tutti, non sei dito, però si sì, preti, cardinali, tutto, qui viene nascosto tutto. Mi non ho capito perché. Perché loro hanno il diritto di fare qualsiasi cosa, perché diritto. Per loro si pensano così. Che schifo però. E certo, lo schifo è la cosa fondamentale. E il disgusto è per questa delusione, cosa. Una delusione, perché è una cosa che non riesci più a mandare giù. Quando hai una certa età che riesci a capire, ti fa schifo. Bene, ed è dal nostro disgusto parte di tutte le ribellioni, parte dal nostro disgusto. Ma perché, guarda, se guardi questo no, se c'è quell'altra no religione, se che ha per religioni cosa, ma basta queste religioni, moeghia. Hai ragione, basta, facciamola finita. O fai le cose giuste, o fai meno di parlare di religioni. Ma vedi, le religioni monoteiste sono sempre impositive e non hanno nessun'altra alternativa. Guarda, che imposta. Io non la conosco, ti chiedo scusa, sì, perché non la conosco quella. Sì, il monoteismo, l'ebraismo, l'islam e il cristianesimo messi assieme, cioè per loro credono in un unico Dio, sono le figlie di Abramo, insomma. Sì, ma non sai che ne so fa, però sento che per sta religione, santo Dio, che c'è sempre quelle robe, no, brutte, bruttissime. Cristo. Come si fa a dire che credo che sei un Dio, che credo qua? Come fa tu a credere che se te vedi sotto gli occhi e robe? Ma no, ma l'importante è convincere le persone che questo Dio ci sia, l'importante è che le persone siano sottomesse. Tutto quanto, questo gli interessa a loro, gli interessa la sottomissione. Capito. Sai cosa ti dico? Sì. Comunque ho già capito chi sono, non me ne frega, te lo dico lo stesso. Non so problema. Due anni fa mi sembra che è entrato perché c'è
signore che ho in casa qua, che va a portare fuori i litri a Pasqua. Ti sa che ti porti fuori i litri a Pasqua? Perché io ho detto Shishkei, no? Sì. È entrato e mi ha detto, mi ha chiesto come sto qua là, e poi mi ha chiesto, ma non so, una roba che non sta né in cielo né in terra, perché ho detto, e sa che non che vedo, cosa viento che dorme, insomma una roba spaventosa. Io ho detto, siccome che c'era dei viaggi da fare, che ho chiesto, ora ti dico questo dopo te asso, e che c'era un viaggio da fare. E mi ho detto, ma perché mi non posso venire? No, mi devo tornare qui a Ticapai, con Mario, un prete che gli insegna questo. Vabbè. Cavolo, dopo tutti questi anni che ti sei insieme, dopo 37 anni che ti sei insieme, un prete va a dirgli, no, ti devi andare qui, cosa dico, qui... Qui handicappati. Qui handicappati, ma con Mario che tuttora questo idio fa. Ma come si fa arrivare a tanto, non so. Sì. Non mi capisco più. Io dovevo dire, cosa, se tua moglie ti apporti insieme, ah, ma io non cammino, e qua, e casa, il mangiare, tutto il resto lo fai io, stanno là. È per questo che io sono incassatissima, perché non ne posso più. Se non capiscono neanche chi che non le vede, chi se 24 ore 24 sta in casa, perché purtroppo se non c'è qualcuno che li porta fuori, non li può andare, fin da casa sua si gira e fa il mestiere, per carità, però fuori di casa sua non può andare più. Se questo non lo ha capito, che capo di prete è io? È un bravo prete. Ah, pronto. E gli dice a me Mario che Mino può portarmi perché si scaini il quale che si ha. Ma santo Cristo, ma no, dai, questo proprio non dice isso. Ma entra qua perché si entra io, ma adesso, vedo che non entra più, gli dà fuori la roba. Ah, non voglio vita. Perché assolutamente certe cose, invece di insegnargli le cose giuste, chi interessa per loro? Non possono pensare a loro, devono pensare agli altri, devono imporsi sugli altri. Scusa, sai, penso dirgli così, dirgli che io devo andare con gli altri capati. Ma ti rendi conto? Sì. Come si fa dopo essere... Mi non ho con nessuno, mi sono tranquilla, beata, vivo lo stesso, non ho bisogno del suo Dio. E se voglio mie e basta, io non mi ho sentirmi dentro di me se va bene. No che mi insegni io. Che mi non ho bisogno che mi insegni io. Nessuno ci deve insegnare niente. Appunto. Così dai. Bene. Dimmi come ti chiami, dai. Francesco. Ti chiedo scusa. Figurati, no, non devi mica scusarti. Sono proprio euforica. No, hai fatto benissimo. Ma sono stanca, sai. Perché non vederci, sei sempre qua dentro. Ti dà una persona che a te distrugge psicologicamente, materialmente, a te fenisse. E anche dopo Cristo, don Dio, sentir sempre queste religioni, guarda, tanto stufo. Guarda, ti dico solo una cosa. Non lo so, non ce la faccio più, perché non è giusto che lui abbia digite. E io neanche uno. E essere trattata come una bestia, ma neanche una bestia, ma che? Non so neanche ciò che vuol dire. Beh, ti faccio gli auguri, comunque non devi sentirti abbatterti così, perché tu sei sempre una persona che ha un suo problema, che però è sempre una persona. Ho capito, stasera sono in cavola perché... Hai ragione, hai tutti i diritti di essere arrabbiata. Ma quando vivi 24 ore qui, non è che puoi dire... Ma vedi, il problema è anche il contesto in cui vivi, cioè nel senso che è un problema molto grosso, dipende moltissimo proprio dall'ambiente in cui sei e con chi ti devi rapportare, perché in altri contesti le cose sarebbero diverse. Ma una persona così, come si fa a parlare? Se sei sempre in chiesa, per lui è pronto per tutto, se tu le chiedi... Non lo so, portami quasi. Ah no, io non ci vedo. Ma te fo da mangiare, te lavo, te stiro, te metto a casa, te fa tutto. In qualche maniera, oddio, non sai che fo di questa cosa, perché una volta ogni tanto mi fo da una mamma, perché purtroppo, non sai che non ti viene. Sì, ma non è mica una colpa, sai. Non la devi prendere come una colpa, cioè è anche giusto, insomma, cioè non è che tu vivi nella condizione migliore. Insomma,
vedi che mi fa così, scusa, lo so, mi cerco di avere un fiato di cose, insomma, non è possibile, però la cosa che non riesco a digerire questa cosa che va incisa e poi in casa si capiva così. Vabbè, d'altronde cioè è normale, è giusto che sia così. Se va in chiesa uno diventa più cattivo. Ma cioè la cattiveria uno la acquisisce in chiesa, la impara in chiesa la cattiveria. Non c'è da meravigliarsi, insomma. È giusto ed è normale che sia così. Non è giusto, però. Beh, questo lo so, non è giusto, ed è la battaglia della tua vita, questa di cercare di sopravvivere una condizione così disastrosa. Ma sopravvivi, per carità, sopravvivi, ce la fai, vai, ce la fai, ce la metti tutta, però guarda che psicologicamente ti metti a terra. Sì, ma non è certo una situazione facile, inaugurabile. No, tutto se dovuoi, tutto se dovuoi. Santo Cristo, io non so se sia giusto, tutto se vuoi. Ti faccio gli auguri? Io non mi ricordo più. Francesco, non ti preoccupare, Francesco. Dai, che mi ho guardato visto. No, non ho nessun problema, dai, mica mi arrabbio io. Dai, mi sono un po' arrabbiato. Dai. Non ti preoccupare, dai. Ti chiedo scusa. Niente, non devi scusarti. Guarda, ti faccio gli auguri, spero che di sentirti... Non ne posso più. Spero che almeno il fatto che tu lo possa dire in radio, prenda questa forza, ti possa servire per cercare di cambiare le cose. Io ti faccio gli auguri migliori possibili per te. Io ti ringrazio, però è dura la vita questa. Tu sai che è sempre questa radio su cui puoi intervenire, in cui puoi dire le tue sofferenze, le tue gioie, puoi dire la tua vita, sai che sarai ascoltata e compresa, anche perché ci sono molte persone. Se tu ti ricordi, ad esempio, c'era la Manuela che trasmetteva qui, che era cieca, cioè come vedi. Lo so. Sì, ma lei non aveva in casa una persona che la distruggeva di più ancora, perché hai già un problema che non ci vedi. E se tu hai una persona che non ti sgrida, non ti sta dietro, non ti dice parole, tu piano piano ce la fai. Ma se uno ti come si può dire, ma vedi, tu demoralizzati, non hai più voglia neanche di vivere. E invece devi combattere contro questo scoraggiamento, questa delusione. Non è facile. Ma difatti, guarda, sono il primo a dirlo, insomma. Le mie sono solo parole, purtroppo non possono essere più delle parole, insomma. Francesco, sì. Non è il fatto che... Ma a 65 anni non ti fa più. Perché... Guarda, finché non siamo morti possiamo sempre cambiare. Francesco, ho sempre vissuto con pochissima vista, è da 10 anni che me ne quasi sparia del tutto. E questa cosa qui non è che ce la fai tanto, perché è difficile lavorare. Però vedi, io posso darti un consiglio, invece di scoraggiarti, di buttarti giù, perché non pensi che o cerchi di comprendere se ci sono soluzioni, perché esistono associazioni che aiutano le persone come te, esistono comunità, esistono persone che sono disposte, cioè nel senso, anche sai quante persone ad esempio sono cieche e ad esempio non frequentano le iniziative della radio, cioè esiste anche intorno alla Radio Camera 5 una comunità che ti permette di uscire un po' dal tuo isolamento. Ascolta, tu sei a Padova? No, io sono a Marostica. D'accordo, io sono a Punzano Veneto. Mm. Qua non lo so se ci sono. Ma tu lancia l'appello e poi vediamo se c'è qualcuno della radio, perché a Treviso c'è nessuno. No, a Treviso non c'è nessuno. No, c'è gente anche a Treviso, insomma. Cioè, l'importante è, vedi, tu hai questa condizione, però non è che sia una condizione che ti impedisca di frequentare, cioè c'è gente che ha delle condizioni decisamente peggiori delle tue eppure riusciva a partecipare alla vita della radio. Io spero che qualche ascoltatore ti conosca e ti porti fuori dalla tua situazione. Ma io non posso muovermi da sola. Ma sicuramente ti dico, a Treviso c'è qualcuno che può prendersi cura di te, di farti partecipare alle iniziative della radio. Io spero appunto che qualcuno, tu conosca qualcuno della radio e quel passaparola si riesca ad aiutarti ove possibile e quando possibile, insomma. Va bene. Io ti faccio gli auguri e spero che qualche ascoltatore che ti sia vicino
No, comunque che non sei solo, perché Radiogramma 5 è una grande comunità. Bello solo. E di già il fatto che tu possa prendere il telefono in mano e dire come ti senti e altri che ti ascoltano, questo è un fattore importante. Riesco a farli raccontando, conto uno, due, faccio, vado avanti e cerco di trovare i tasti, però tante volte sbaglio. Non ti, beh, insomma, dai, sei riuscita a chiamarci, perciò non ti preoccupare. Certo. Ti faccio di nuovo gli auguri. Chiedo scusa. No, niente, guarda, non ti preoccupare. Dispiace che ho sforato con Stefano, ma la tua telefonata era una telefonata proprio di vita, di persona che ha una condizione non certo facile, era giusto passare. Sì. È quello lì, è quello che mi sto demoralizzando, è quella la cosa che mi è quello che mi fa paura. Sì, ma non ti devi abbattere, ma come fai a non abbatterti, Francesco? L'ultima cosa, sei tutto il giorno da solo, 24 ore su 24, con una persona che non ti rivolge la parola. Sì, ma vedi, devi cercare la forza di cercare di uscire, nel senso... Ma uscire, beh, torno a casa, vai, o fuori, o torno a casa, ti capisci cosa vuol dire, o torno a casa? Sì. Ecco, però più di quello no, e delle volte guarda, se tu ti guardi attorno hai sicuramente qualcuno che ti può aiutare, cioè nel senso senti, perché tu non hai la vista però hai la possibilità di sentire le persone e sicuramente c'è qualcuno che ti può aiutare. Non scoraggiarti, io posso dirti di non scoraggiarti, perché sicuramente ci sono attorno a te persone che sono più sensibili di quelle che hai vicino adesso in questo momento. È una sola che è tremenda, mi fa morire quello lì. Cerca di non pensare a quello che ti fa soffrire, ma di chi ti potrebbe essere vicino. Io lancio un invito agli ascoltatori che conoscono questa ascoltatrice, ove possibile, di aiutarla. Ti faccio gli auguri e spero di risentirti in condizioni migliori. Ciao. Ciao, ciao. 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 Io mi scuso qua con Claudio, scusa, con Stefano, che appunto è arrivato per aver sforato, ma l'ascoltatrice dava una testimonianza importante e non mi sembrava bello certo tagliarla. Vi faccio i miei auguri, ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao a tutti, vediamo se trovo l'MT giusto. Ciao a tutti.